siamo con Fabio De Bianchi di Elfi. Allora, una partita che voi in teoria avreste dovuto iniziare in salita, perché siete arrivati in ritardo, eravate contati, invece avete fatto il primo gol e poi avete mantenuto vivo questo risultato fino alla fine. Beh, mio Dio, vivo non tanto, siamo andati sotto di un paio di gol, purtroppo siamo riusciti a recuperare all'ultimo. La squadra è andata migliorando dalla prima partita fino adesso, non abbiamo mai giocato tanto insieme, per cui siamo andati sempre a crescere fino a oggi. Non abbiamo perso, ma tra tutte le partite è stata la migliore che abbiamo fatto. Quindi un bilancio definitivo di questo torneo, siete migliorati appunto alla fine, cioè vi siete svegliati diciamo alla fine. La squadra è andata, man mano che andava avanti, è cresciuta giocando insieme. Non abbiamo mai giocato insieme prima d'ora e dopo partita dopo partita ci siamo abituati. È andata come è andata, ritenteremo l'anno prossimo. Siamo con Christian Gangi di Texer. Allora, siete riusciti a finire questo torneo al quinto posto, magari non era un obiettivo iniziale il vostro, magari puntavate più in alto, però vi aspettavate di dover soffrire così tanto contro gli Elfi questa sera? Effettivamente non ci aspettavamo una partita così dura, siamo riusciti a non farci demoralizzare dai ripetuti gol loro dopo i nostri, siamo riusciti, grazie a tutti, a mantenere salda la partita e bravi tutti quanti, e riuscire a segnare l'ultimo gol in questa partita, ringrazio tutti per avermi sostenuto. Ok, e un bilancio finale della vostra presenza a questo torneo? Ringraziamo tutti e aspettiamo l'anno prossimo per andare più avanti.